noi avevamo concordato di presentare questa sera il volume, l'ultima pubblicazione che abbiamo fatto come Codau, che è centrato sugli acquisti. È un tema ovviamente per noi importante e complesso, per questo si è voluto fare questa pubblicazione. Il libro è già stato diffuso, credo, a tutti i rettori e direttori, e quindi stasera abbiamo qui i due principali autori, che sono Alberto Scuttari e Tommaso Agassisti, che insomma con gli altri autori ci descriveranno la sintesi di questa pubblicazione, l'obiettivo soprattutto della pubblicazione e l'importanza. Quindi lascio la parola ad Alberto Scuttari e ringrazio chi ha lavorato a questa pubblicazione. Grazie Cristiano, magari possiamo sederci. Grazie Cristiano, scusate ma qui abbiamo un brusio, se riuscite ad abbassarlo un po' perché facciamo un po' fatica altrimenti a parlarci sopra. Allora, il libro che è stato sponsorizzato e voluto dal Codau è questo, e si chiama Gli acquisti delle università fra normativa e competizione. E è un tema, ce ne sono anche un centinaio di copie qui al convegno, chi fosse interessato può rivolgersi poi alla segreteria. È un volume collettivo che raccoglie tanti contributi, che sono i contributi di conoscenza del sistema universitario su un tema difficile e complesso, quali sono gli acquisti nelle pubbliche amministrazioni, che è un tema che generalmente così, si nasconde dentro, sotto il cassetto. Noi abbiamo deciso di renderlo evidente, e devo dire che questa idea, diciamo, la devo sostanzialmente ad un'intuizione di Enrico, che è lì sostanzialmente, di Enrico Periti, che diciamo per primo ha individuato l'importanza di questo tema. Con noi abbiamo tre speakers, tre persone a cui abbiamo fatto avere il libro nei giorni scorsi, il libro che il Codau ha mandato anche a tutti i rettori e direttori generali delle università italiane, e che reagiranno con noi rispetto ai suoi contenuti questa sera. E sono il professor Giarda, professore emerito dell'Università Cattolica, uomo che conosce profondamente la governance del nostro Stato italiano, è stato ministro, diciamo, sottosegretario in vari governi, ma soprattutto è stato per tanti anni presidente della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica in Italia. Abbiamo il professor Giampaolo Aracchi, che è professore ordinario di Scienze delle Finanze all'Università del Salento. E abbiamo il professor Tommaso Agassisti, che ha curato con me, professore al Politecnico di Milano, e direttore dell'area pubblica amministrazione del MIP, che ha curato con me questo libro. Come nasce questo libro in due parole? Questo libro nasce da un'idea e un'esigenza. L'idea è che gli acquisti per chi gestisce l'università sono una parte importante nella quale l'impatto dell'efficienza dell'organizzazione si vede, è determinante. Dall'altra parte sono una cosa complessa, perché non esistono formule per massimizzare l'efficienza e l'efficacia degli acquisti all'interno di un ateneo, e sono compressi tra due esigenze fondamentali. La prima è l'esigenza di rispettare una norma che varia ogni anno e che è difficile da applicare e molto prescrittiva, ed uguale per tutta la pubblica amministrazione. Dall'altra parte, comunque, gli acquisti sono percepiti all'interno degli atenei come una cosa importante, perché incide sulla qualità del servizio, incide sulla percezione della qualità degli atenei sia internamente che esternamente.
ovvero dette in altri termini, diciamo, con gli acquisti, gli Atenei, con la qualità degli acquisti e del procurement, riescono a fare efficienza e riescono a fare competizione. È per questo che abbiamo sottotitolato il libro Tra normativa e competizione, perché chi come noi deve gestire questo tema è tirato da due parti. Da una parte l'esigenza di rispettare la normativa sotto, diciamo, il controllo consiglio dell'ANAC oggi, che è addirittura l'Autorità Nazionale Anticorruzione, e dall'altra parte della giacchetta l'esigenza di far funzionare il sistema in modo che i prodotti arrivino presto, arrivano a costi diciamo concorrenziali accettabili e arrivano secondo le specifiche che sono richieste all'interno degli Atenei. Evidentemente questo è un trade-off e abbiamo cercato di analizzarlo. Lo abbiamo fatto in tre parti, questo volume è diviso in tre parti. La prima parte raccoglie quattro contributi, diciamo, e descrive il sistema degli acquisti nelle università italiane. Dico solo che, diciamo, con 5 anni di acquisti nelle università italiane si fa un FFO, quindi diciamo gli acquisti, 5 anni di acquisti valgono 7 miliardi, valgono un FFO, e mediamente le università spendono l'11%, non dell'FFO, ma della loro capacità di spesa in acquisti, dove per acquisti intendiamo beni e servizi sostanzialmente. E la distribuzione degli acquisti non è affatto uguale in Italia, perché il libro dimostra che, diciamo, le università possono essere clusterizzate per comportamenti che hanno, diciamo, verso la propensione all'acquisto e anche per area geografica. La seconda parte del libro descrive un'indagine che è stata fatta specificamente, a cui hanno partecipato 38 Atenei italiani, e ringrazio tutti, nella quale i direttori generali e i responsabili degli acquisti degli Atenei hanno risposto a due questionari, uno iniziale ed un secondo di approfondimento, ed hanno partecipato a due focus group per discutere i risultati di questi questionari. Oggi brevemente, poi con il professor Agasisti, che con il suo gruppo al Politecnico di Milano ci ha aiutato a gestire questo questionario e questa analisi, ne vedremo brevemente i risultati. E la terza parte del libro descrive alcuni casi. Non sono best practice necessariamente, anche se li leggerete capirete che gli Atenei che li hanno fatti, che sono Brescia, Padova e Politecnico di Milano, si sono impegnati, ma li abbiamo scelti perché descrivono tre peculiarità importanti a nostro avviso nel processo di acquisto. Uno parla della centralizzazione degli acquisti, come si fa la centralizzazione all'interno, o meglio, come si fa la centralizzazione barra decentramento, come si gestisce il tema centralizzazione barra decentramento all'interno di un Ateneo. Il secondo descrive le modalità in cui si realizza una centrale di committenza alternativa o parallela a Consip all'interno di un Ateneo, un mercato elettronico all'interno di un Ateneo. E il terzo descrive come si fa la programmazione degli acquisti. Sono degli esempi. Questo libro l'abbiamo fatto con grande umiltà, nel senso è un racconto corale di un sistema, e secondo me ha il pregio di evidenziare che il sistema università è in grado di fare benchmarking, di mettere, diciamo, all'attenzione i risultati e le prassi che ci sono all'interno di questo sistema in un settore delicato, e veramente delicato ed importante e strategico, che è quello degli acquisti. Non mi risulta che ci sia nessun altro sistema fino a questo momento all'interno della pubblica amministrazione che in maniera così sistematica ha cercato di capire come sta acquistando, quali sono i propri punti di forza e i punti di debolezza, e credo che questo sia un buon risultato. Però non mi dilungo altro e, diciamo, chiederei subito così andiamo direttamente sul contenuto del tema, al professor Agasisti di dirci cosa dice il questionario, la survey che è stata fatta ai 38 Atenei che hanno partecipato all'indagine,
quali sono le caratteristiche del sistema di procurement dell'università e quali sono gli spunti evolutivi e di suggerimento che nascono da questa analisi. Abbiamo una decina di minuti perché diciamo cerchiamo di rimanere in tempi accettabili. Grazie. Grazie mille soprattutto per l'invito. Sono onorato di poter condividere i risultati di questo lavoro di ricerca con la comunità del Codau e con i suoi ospiti, perché il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi per arrivare a scrivere questo libro è stato un lavoro per me molto emozionante, molto importante, ci ha consentito di scoprire tante cose che dal punto di vista concettuale ed empirico credo possano aiutare a migliorare il settore degli acquisti nell'ambito dell'università. Noi abbiamo disegnato la survey che poi abbiamo somministrato, come si diceva, ai direttori generali e ai responsabili acquisti degli Atenei, partendo da alcune considerazioni sulla specificità che il settore acquisti ha nel campo dell'università. Le cito queste specificità rapidamente perché danno la cifra della rilevanza non solo del tema, ma dell'attesa delle risposte che abbiamo cercato di ottenere attraverso questa indagine. Allora, il primo elemento è stato già anticipato da Alberto, e cioè in realtà il tema degli acquisti è rilevante non solo perché cuba il 10% della spesa degli Atenei, ma anche perché il restante 90% è più complicato da comprimere. E quindi se efficienza va ricercata, e tutti noi, tutti voi soprattutto, sapete quanto importante è stato in questi anni ricercare efficienza nella spesa, è chiaro che tra le principali voci di costo questa diviene la principale indiziata di azioni di compressione della spesa unitaria. Il secondo elemento è che nel mentre che noi discutevamo e analizzavamo questo ambito di spesa, la normativa ha fatto la sua parte e l'ha fatta in particolare, l'elemento mi pare più significativo in questa direzione è stata l'adozione del nuovo codice degli appalti, il quale codice definisce tutta una serie di nuovi limiti e vincoli in un settore che già ne aveva abbastanza e quindi in quanto tale ci impone una riflessione ulteriore per cercare di capire se e quali spazi di flessibilità ci siano per fare attraverso gli acquisti un'azione di spesa di qualità. Il terzo elemento è la particolarità della distribuzione della spesa per acquisti negli Atenei. I dati, a seconda di come li si legge, ci raccontano una cosa abbastanza chiara, e cioè che più o meno l'85% degli acquisti, del numero di acquisti di un Ateneo è inferiore a 2.000 euro. E, come dire, più di quasi, come dire, il 90% degli acquisti è inferiore a 4.000 euro. Cioè una spesa dal punto di vista degli acquisti iperfrazionata. Perché? Beh, perché la gran parte del numero degli acquisti è guidato dagli acquisti che avvengono all'interno dei programmi didattici di ricerca, ciascuno dei quali ha le proprie esigenze e ha una modalità di approvvigionamento singola. Infine c'è il tema che sempre accennava Alberto della rilevanza della qualità degli acquisti. Cioè se è vero che gli acquisti sono così numerosi e così frazionati, è anche vero che i virgolette clienti degli acquisti sono molto esigenti e quindi quando acquistano richiedono una certa qualità di ciò che acquistano, perché tipicamente ciò che acquistano contribuisce allo sviluppo delle attività didattiche di ricerca che stanno svolgendo. Allora noi abbiamo deciso di approcciare l'analisi dello stato dell'arte del processo di acquisto secondo due dimensioni principali. Potevamo scegliere tanti punti di vista chiaramente, ma ci è parso di poter dare un contributo attraverso due domande di ricerca fondamentali. La prima era com'è organizzato, cioè com'è strutturato dal punto di vista gestionale organizzativo il processo di acquisto, cioè chi prende le decisioni, quanti soggetti intervengono, in quali fasi, quanto uniforme è tra gli Atenei il processo e così via. Il secondo punto di vista è stato quello legato alla digitalizzazione. Io non ho citato tra le grandi caratteristiche di cambiamento del settore degli acquisti nelle università
il fenomeno dell'e-procurement, ma non c'è dubbio che l'introduzione dell'uso dell'accompagnamento delle tecnologie nel processo di acquisto costituisca sicuramente una delle grandi sfide, una delle grandi potenzialità per migliorare l'efficienza degli acquisti. Cioè tante cose oggi possono transitare ed è bene che transitino, questa è un po' la tesi nell'analisi del processo, attraverso il supporto di strumenti ICT. Cosa emerge dalla nostra ricerca? Tante cose interessanti, credo che è la ragione per cui puoi leggere il volume, ma io mi sono permesso di trattenerne due o tre che vorrei condividere. Primo elemento, una volta che si disegnano le diverse fasi del processo, si evidenzia una particolare attenzione degli Atenei nelle fasi, chiamiamole di mezzo, dell'approvvigionamento, quindi che vanno dal momento in cui si ordinano beni e servizi al momento in cui vengono ricevuti, e pochissima attenzione è posta alle due fasi, a monte e a valle, di questo processo, che nella nostra percezione, nella nostra analisi, sono quelle che però potrebbero dare grande valore aggiunto al processo di acquisto. La fase a monte essendo quella della programmazione degli acquisti, e la fase a valle essendo quella della valutazione degli acquisti dei fornitori. Cioè il tema che abbiamo cercato di sollevare è che sì, si può fare ancora miglioramento attraverso l'uso delle tecnologie, ci torno dopo, nelle fasi centrali di questo complicato processo, ma in realtà per migliorare sensibilmente la qualità di ciò che acquistiamo e farlo in modo efficiente occorre fare un passo in avanti nella direzione della capacità di programmazione strategica degli acquisti, che vuol dire pianificazione, che vuol dire coinvolgimento del corpo docente nella definizione ex ante di ciò che è importante acquistare, come e dove, e a valle. Cioè se oggi tutti sanno rispondere alla domanda, più o meno, ovviamente con il supporto del sistema informativo, di quanto acquistiamo e cosa e per fare che cosa, pochissimi sono in grado di rispondere quanto siamo contenti di ciò che abbiamo acquistato. Ciò che abbiamo acquistato risponde alle esigenze che avevamo, i fornitori che ci forniscono i materiali, i beni e i servizi sono partner strategici con cui possiamo fare ragionamenti di lungo periodo. Secondo messaggio è quello legato al tema della centralizzazione degli acquisti. Per lungo tempo la discussione è stata intorno all'opportunità di centralizzare gli acquisti internamente agli Atenei, cioè di creare uniche centrali di committenza interni che potessero aggregare le esigenze di acquisto dei diversi dipartimenti e diverse unità. Oggi alcune esperienze in questo campo ci sono, noi nel nostro libro ci siamo spinti fino a domandarci se ci sia uno spazio e nel caso in cui ci fosse quale sia per un livello di aggregazione anche superiore. Cioè è possibile immaginare che di fare efficienza negli acquisti aggregando la spesa di più Atenei, ovviamente prestando attenzione alle categorie merceologiche e alle affinità dei processi. Infine c'è il tema delle competenze che deve acquisire chi acquista, scusate il gioco di parole, cioè in realtà il soggetto che nel volume abbiamo definito buyer, il responsabile del processo di acquisto nel suo insieme, deve, in un contesto in cui gli acquisti hanno a che fare molto anche con l'innovazione, con beni e servizi di qualità, avere competenze che non si limitino alla capacità giuridica, pur importante, di identificare lo strumento giusto nella situazione giusta. Ma occorrono anche competenze gestionali che consentano di capire quando acquistare, con quali processi, chi coinvolgere, chi non coinvolgere, come aggregare le esigenze dei diversi soggetti, come interloquire con il decision maker politico, che alla fine è quello che deve prendere decisioni sulle priorità di acquisto. E questa figura professionale è una figura nuova che deve mischiare competenze più tradizionali di tipo giuridico con competenze più innovative di tipo tecnico e manageriale. Concludo citando il tema il problema della digitalizzazione di questo processo. Il processo di acquisto oggi consente, nell'ambito del processo di acquisto è consentito di utilizzare in varie fasi la potenzialità dell'ICT. Noi diciamo, quando diciamo questa cosa abbiamo in mente soprattutto il ricorso ai mercati elettronici. I mercati elettronici hanno senza dubbio avuto un sacco di problemi nella fase iniziale della loro vita. Consentono senza dubbio oggi di acquistare una vasta gamma di prodotti
a qualità e prezzi convenienti, continuano ad avere un sacco di problemi per quei beni che non sono standard, e le nostre università comprano un sacco di beni e servizi non standard. Dopodiché non c'è solo un problema di accesso al mercato elettronico, c'è un problema di come convogliare le esigenze di acquisto, le decisioni, le priorità, la scelta dei fornitori, la determinazione dei prezzi. Tutto questo può oggi trovare supporto in strumenti digitali, cosa che fino a pochi anni fa era impensabile. Allora il messaggio che noi abbiamo cercato di veicolare attraverso il volume e attraverso le esperienze che nel volume sono raccontate è che tante fasi di questo processo sono ancora, potremmo dire, manuali, artigianali, e c'è invece ancora tanto spazio per provare a portare efficienza e portare qualità attraverso il ricorso a strumenti più innovativi. Speriamo di avere dato con il volume se non tante soluzioni, non era lo scopo principale del libro, di avere sollevato le domande giuste, di avere toccato le corde giuste per consentire a ciascuna università autonomamente di trovare una propria strada per sfruttare al meglio gli strumenti e per acquistare sempre meglio e facendo sempre più efficienza. Grazie. Grazie Tommaso. Detta in secondo una provocazione sintetica, diciamo, il libro in fondo si domanda una cosa: quando noi abbiamo rispettato la norma, abbiamo acquistato bene? Ecco, la risposta del libro è no. Il rispetto della norma non, diciamo, si traduce necessariamente in un acquisto fatto bene, in un'efficienza e nell'efficacia degli acquisti. Ed è pur vero che il sistema della pubblica amministrazione oggi in Italia però è molto orientato al rispetto della norma. Io ieri il mio, diciamo, dirigente dei servizi informatici mi ha segnalato un bando di Consip per qualcosa simile che era intitolato, era aperto alle pubbliche, alle università, consulenza per il digital improvement o qualcosa del genere, chiedendomi potremmo partecipare, e lo ringrazio perché, come dire, diciamo, è molto proattivo. Mi sono letto il bando, era pieno di clausole tecniche, procedurali, 5 pagine, 0 righe per dire qual era l'oggetto. Io non ho capito, a parte il titolo, cosa veniva richiesto. Allora, il rispetto della norma, diciamo, è necessario, ma non è sufficiente per fare buoni acquisti. Su questo veramente una cultura deve crescere all'interno degli Atenei. Al professor Giarda, che ringrazio, chiedo molto seccamente, da un punto di vista di un economista, perché questo libro, diciamo, ha una valenza prevalentemente organizzativa e anche di microorganizzazione all'interno di un Ateneo, dal punto di vista di un economista, questo libro, le considerazioni che vi sono svolte, che pensieri e che considerazioni le hanno provocato? Grazie. Grazie per avermi invitato in un posto così bello. Naturalmente il libro per un economista, per un macroeconomista, diciamo, di tipo generale come sono io, si presenta perché analizza quello che, usando un po' di terminologia della teoria della produzione, è un sottoprocesso di un processo produttivo, essendo il processo produttivo quello di come si organizza un'università per affrontare i suoi 2 o 3 output fondamentali, che sono, come li ha descritti prima il rettore, la formazione dello studente piuttosto che la ricerca, o diciamo il contributo alla formazione della politica industriale. E quindi quello è l'azienda produttrice università,
c'è un processo produttivo complesso che dovrebbe poter essere descritto per dire come si possono spostare risorse dalla formazione alla ricerca, dalla ricerca alla creazione di start-up o viceversa, con quali costi, con quali convenienze. Il libro che stiamo vedendo ha un interesse molto più specifico ed è diretto non a degli economisti che appunto sono interessati ai processi produttivi in senso complesso, ma è diretto a dei managers che devono gestire pezzi dell'attività, pezzi dell'attività universitaria, in questo caso quello dell'acquisto diciamo dei beni e servizi. E da questo punto di vista è un libro, diciamo, è un libro interessante, è un libro interessante perché pone una varietà di problemi di tipo più generale, perché richiama all'attenzione di tutti una qualche nozione di efficienza, che se si comprano dei beni a parità di qualità bisogna cercare di comprare il bene che costa meno, no? Che altrimenti si cade in quella forma che è la price inefficiency, cioè che compriamo delle merci diciamo ai prezzi sbagliati. Discute anche del come devono essere organizzato questo processo, perché parla dei fattori che sono impiegati nell'organizzazione di questo processo produttivo, che sono come sempre il lavoro, le macchine e poi il consumo di beni e servizi, perché la gente che lavora in questo processo assorbe risorse che vengono poi destinate per remunerare qualcuno, per utilizzare delle macchine e per consumare parte dei beni e servizi che l'università consuma. E qui ci sono dentro questioni interessanti e problemi che vengono discussi, che fanno bene, diciamo, faranno molto bene ad un manager che se li legge. A volte il linguaggio è un po' difficile, perché poi Agassisti o chi ha scritto ha voluto usare della terminologia, diciamo, elevata, insomma, non un po' più semplice che una persona normale, ma però, insomma, superato l'impatto, diciamo, di terminologico, eccetera, il libro da questo punto di vista è molto utile. Naturalmente è anche molto utile ed interessante perché ci dice che c'è sempre qualcuno nel nostro paese che, l'ho scritto questa, che dal centro cerca di dettare norme imperative per gli agenti che operano in periferia. Quindi ormai la patologia normativa che ha colpito governi, ministri, capi di gabinetto, diciamo, è senza fine, è inarrestabile. L'altro punto però è che nel sistema universitario, una parola che poi ripudierò, ma insomma nell'insieme delle università italiane ci sono esempi notevoli di efficienza e di innovazione nella gestione di segmenti delle attività che si svolgono in università. Io sono rimasto colpito, se devo dire la verità, ci sono tre capitoli, uno sul Politecnico, l'altro su Padova e l'altro su Brescia, che descrivono che cosa è stato fatto un po' per stimolo della legge e un po' per iniziative di individui o di soggetti o di organismi all'interno dell'università che hanno messo in piedi delle macchine che sembrano apparentemente, diciamo, molto utili e molto positive. Il terzo aspetto che il libro mi ripropone è quello della diversità. Della diversità. Questa parola porta a chiedersi se l'Italia ha un sistema universitario, no? Se ha un sistema universitario. L'enorme differenzità. E Agassisti prima a tavola diceva che c'è una diversità che non ha trattato perché era fuori dall'interesse
diciamo, specifico di questo libro è che praticamente sembra che le università che spendono meno per l'acquisto di beni e servizi sono quelle che spendono di più per il personale. Io gli ho detto, ma è una cosa ovvia, perché gli economisti insegnano che nell'uso dei fattori di produzione prevalgono forme di sostituibilità, che si può sostituire macchine a lavoro e si può anche sostituire beni che compriamo dall'economia al posto vuoi di macchine o di lavoro, che sono i nostri fattori primari di produzione. Quindi la diversità. La parola diversità mi ha naturalmente richiamato la mia attenzione alla mia memoria. Un pezzo della mia vita in cui mi sono occupato molto di questioni universitarie. Correva l'anno, diciamo, 1992, un anno orribile, la cui caratterizzazione principale fu quel famoso prelievo che il governo Amato con il ministro delle finanze Goria sottrassero quello 0,5, non mi ricordo più se era per 1000% dai nostri conti correnti, per finanziare, diciamo, la crisi finanziaria che aveva colpito il paese, i quattro grandi provvedimenti di Amato sui vari settori, diciamo, della pubblica amministrazione. Beh, io in quel periodo venni invitato a Brescia, è stata la lettura di quegli ultimi capitoli che mi ha fatto ricordare questa cosa, stato invitato a Brescia alla conferenza dei rettori a parlare di riforma del finanziamento dell'università e feci una lunga relazione che si concludeva con un decalogo di contenuti che avrebbe dovuto avere una norma di legge di riforma delle regole di finanziamento dell'università. Il principio di fondo era quello della costruzione del fondo unico di finanziamento dell'università italiana, che allora, se ve lo ricordate, i professori erano a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione e poi c'erano N fondi di finanziamento per tipologia di bene che veniva acquistato dalle università, una forma di controllo invasivo che, nata per garantire la costruzione del sistema universitario, quindi un rigido controllo dal centro, aveva creato una straordinaria manifestazione di differenziazione, no? Mi ricordo che raccogliemmo i costi di produzione per facoltà, non so, il costo per studente variava da 1 a 4 all'interno della stessa facoltà, e oltre a quelle grandi variazioni di costo per studente per grandi rami disciplinari, che questi sono ovvi, ma la differenziazione dei costi di produzione, del numero dei professori per studenti, eccetera, era straordinaria all'interno, diciamo, di strutture di produzione analoghe come erano le facoltà di allora. E naturalmente ci si chiedeva da dove nasceva questa straordinaria differenziazione dei costi unitari. E naturalmente i rettori avevano tante ragioni per spiegarla. Io l'avevo spiegata fondamentalmente con una parola: è lo spreco e l'assenza di regole di responsabilità nei gestori. E quindi bisognava andare verso un sistema dove lo Stato si preoccupasse di una sola cosa, quanti erano i soldi da dare all'università, e lasciare le università riformate negli organi di amministrazione, mi ero occupato anche di quello, di gestire liberamente le proprie risorse. Il secondo comandamento di quell'elenco era che le università dovessero avere libertà di scegliere le tasse e i criteri d'ingresso degli studenti.
venne in quella conferenza dei rettori a Brescia poi fortemente criticato. Mi ricordo c'era il rettore di Siena che mi criticò molto, che era un signore che poi divenne ministro, che era Enrico Berlinguer, credo, e altri rettori innervositi, qualcuno più favorevole, diciamo, a quest'idea. E poi la cosa finì lì, in un certo senso. Io avevo fatto il mio dovere, lanciato una provocazione e regalato il decalogo. Il governo Amato cadde e poi venne il governo Ciampi, era il 93. Non si poteva fare un'altra finanziaria come l'aveva fatta Amato, che aveva messo un salasso di tasse sul sistema economico, un aumento della pressione tributaria molto forte, e quindi Ciampi si era dato come obiettivo quello di accompagnare il sistema. Aveva di fatto tolto il potere di fare la finanziaria al ministro del Tesoro e lo affidò invece a un professore che era poi diventò giudice della Corte, Sabino Cassese, che era ministro della Funzione Pubblica, e quindi la finanziaria si faceva a Palazzo Vidoni, non in via 20 Settembre. E a un certo punto Sabino mi telefona e dice: sei a Roma? Sì, sono a Roma, perché ero lì alla Commissione Spesa Pubblica. Stasera andiamo a trovare Umberto Colombo. Preparati e portagli l'articolo di riforma del finanziamento dell'università, che lo infiliamo dentro nella legge finanziaria. E allora l'ho scritto, 8-10 righe questo articolo, e siamo andati a trovare il povero Umberto Colombo, gliel'ho dato, l'hanno messo dentro nel provvedimento e che è andato in Parlamento. Se andate a vedere il testo presentato dal governo, non c'era il vincolo sul divieto dell'aumento delle tasse, perché anzi era un paradigma fondamentale, che è quello di stabilire un rapporto tra l'amministrazione dell'università e l'utente finale, che era, diciamo, la società e i suoi studenti. E naturalmente andò in commissione università e lì i problemi della parità di trattamento, l'equità, il diritto all'istruzione, insomma tutte queste cose che conosciamo bene. Venne introdotta quella norma e poi passò. Ho fatto questo detour per dirvi che nella preparazione di quella legge finanziaria, che non poneva tasse e non faceva tagli, ma faceva riforme e aggiustamenti, si pose il problema dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. Come presidente della commissione tecnica della spesa pubblica avevo un segretario che, quando avevamo bisogno le matite, le ordinava al provveditorato generale dello Stato. La commissione aveva un bilancio e quindi il costo delle matite veniva imputato al bilancio della commissione. Ho detto all'impiegato: ma quanto ce l'addebitano? Guardo i prezzi delle matite, prezzo esagerato. Allora sono uscito in via 20 Settembre, c'erano due cartolai, mi sono fatto fare un po' di provviste di matite, mi sono fatto dare una ricevuta, cosa che li ha molto insospettiti, ma ce n'avevo tre o quattro, cui risultava che il prezzo per matite analoghe, che erano ben definite, il prezzo del provveditorato era superiore 30, 40, 50% ai prezzi che si sarebbero pagati andandole a comprare dal cartolaio lì fuori, da via Quintino Sella e dintorni. E allora da lì partì questa cosa e se andate a guardare la finanziaria del governo Ciampi del novembre del 93, ci sono dentro i primi interventi diretti alla razionalizzazione delle procedure d'acquisto, alla quale vennero anche assegnati dei risparmi di spesa che vennero costruiti per fare la manovra finanziaria di quel governo. E quindi tutta questa storia, perché le università italiane avrebbero bisogno di ricostruire un sistema di diversità al proprio interno che non derivi dall'inefficienza,
dal pagare prezzi sbagliati per gli acquisti, dall'usare tecniche di produzione inefficienti, tecniche di produzione outmoded che appartengono al passato. Ecco, perché queste diversità sono socialmente inaccettabili. Non è lì che si devono manifestare le diversità, sono altri, diciamo, i punti che sarebbe necessario sviluppare e realizzare per trasformare questo nostro inesistente sistema universitario in un mercato di università che competono, qualcuna per prendersi i migliori studenti, l'altra per diventare delle teaching university senza ambizioni di ricerca, per introdurre quindi nell'industria forme accentuate di specializzazione che definirebbero una differenziazione socialmente utile. E quindi non tocca proprio a voi, diciamo, che avete la responsabilità dei micro processi, diciamo, all'interno delle grandi scelte strategiche che vengono fatte dai consigli, però voglio lasciare traccia che questa parola differenziazione ha degli impieghi o dei significati cattivi che devono essere eliminati, ma dovrebbe avere anche dei significati nobili per garantire di costruire un sistema universitario che consenta ad un elevato numero di cittadini, quale che sia la loro dotazione intellettuale, di arrivare in modo ragionevole ad avere un grado di formazione che sia utile al nostro Paese. Grazie professor Zarda, il fatto che la spending review sia nata sulle matite e non sulle siringhe ci rimette un po' in gioco come sistema universitario, e da questo punto di vista chiedo al professor Arachi, quell'FFO che nacque, diciamo, con quella finanziaria mirò a valutare le università sui risultati e non sulle regole, sui processi, e non si prevedeva che tutto questo fosse accompagnato da un calo così importante delle risorse. Il libro descrive sistemi di efficienza. Le università hanno fatto efficienza, secondo la sua valutazione, perché sono maturate o perché le risorse sono calate? Abbiamo 10 minuti, poi dobbiamo chiudere. Grazie, sarò brevissimo. Comunque vorrei comunque ringraziarvi per l'invito. Il libro, sì, in effetti non è un libro mirato agli economisti, però a me economista ha fatto molto piacere leggerlo. Ho imparato molto e secondo me, appunto, il libro fornisce alcune chiavi di lettura che sono veramente interessanti. Una di queste chiavi di lettura che il libro propone mi sembra sia appunto questa, cioè le università hanno dimostrato di saper recuperare efficienza nel campo degli acquisti, si riportano ovviamente, come è stato detto, in maniera differenziata, però io ho trovato veramente molto positivo vedere che 32 università abbiano deciso di fare benchmarking, abbiano deciso di condividere i dati su un settore così sensibile come quello degli acquisti per riuscire a imparare e a migliorare l'efficienza del processo degli acquisti. Quindi sicuramente ci sono stati recuperi di efficienza. Il libro suggerisce che questi recuperi di efficienza siano stati stimolati dalla crescente competizione che esiste tra le università nazionali e con l'estero. In realtà, appunto, a me sembra che si possa dare una lettura invece un po' diversa. Molto interessanti sono i dati che vengono presentati all'inizio del libro, in cui si fa vedere come la spesa per acquisti, che appunto è stato detto rappresenta l'11% della spesa totale delle università, è rimasta una quota costante della spesa complessiva dell'università, ma in termini assoluti e in termini reali è diminuita dal 2010 al 2014 del 5%.
dato che è rimasta sostanzialmente, tranne l'ultimo anno, ma forse lì c'è un problema di dati, rappresentazione, dato che è rimasta una quota costante, questo vuol dire che le risorse complessivamente impegnate dalle società sono diminuite in termini reali del 5% negli ultimi 5 anni. Questo mi sembra un dato molto importante, soprattutto se confrontato con quello che avviene all'estero, riduzioni così significative, ci sono stati altri paesi che hanno ridotto la spesa anche nel settore universitario, ma probabilmente l'Italia rispetto agli altri paesi, in Italia questa riduzione è stata veramente forte, veramente drastica. Quindi probabilmente lo stimolo all'efficienza è venuto da questo. Ma è possibile reggere una situazione in cui le risorse sono così drasticamente ridotte? Beh, sempre i dati dell'inizio del capitolo mi sembra che danno indicazioni molto, molto importanti. È stata retta questa diminuzione delle risorse perché sono diminuiti in maniera significativa sia i docenti sia gli studenti, se non ricordo male intorno al 7-8% in questi anni. Per quanto riguarda gli studenti, qui il dato non viene riportato, ma in questi anni sono diminuiti in Italia gli immatricolati in maniera molto significativa ed è un dato assolutamente in controtendenza con il resto del mondo. Allora la domanda secondo me che occorre porsi è, ma si chiede, e mi sembra che anche il professor Giarda suggerisca che in qualche modo una competizione, una sana competizione tra le università possa portare a quella diversità buona, ad una specializzazione ma nell'efficienza. Allora secondo me la domanda interessante è, la competizione in questo contesto di significativa riduzione delle risorse, sicuramente pubbliche ma anche non solo pubbliche, e in qualche modo sostenibile, secondo me qui il punto cruciale diventa in quale contesto. Innanzitutto c'è un problema di finanziamento pubblico che sta andando verso il fabbisogno standard. Qui tra di noi sappiamo tutti che la misurazione del fabbisogno standard è stata oggetto di diverse critiche anche dalla CRUI, ma secondo me c'è un punto importante che spesso viene trascurato. Il passaggio dalla spesa storica al fabbisogno standard sta comportando delle variazioni assolutamente significative per gli atenei, quindi c'è anche una redistribuzione fortissima delle risorse. Rispetto a questa redistribuzione, gli atenei dovrebbero essere in grado di poter aggiustare il proprio processo produttivo. E però la gran parte delle risorse e delle spese, come è stato detto, non è sui beni e servizi, dove sebbene efficientati potremmo ottenere dei risparmi comunque contenuti, la gran parte delle risorse è sul personale, e da questo punto di vista le università sono assolutamente ingessate sia per quanto riguarda il reclutamento sia anche per quanto riguarda, ve l'ho ricordato prima dal professor Manfredi, per quanto riguarda il disegno dei corsi di studio, perché il fatto che sia così rigido il disegno dei corsi di studio ha anche delle implicazioni sul finanziamento, perché nel corso standard gli studenti vanno valutati rispetto alla numerosità standard del corso di laurea che seguono, e quindi un ateneo potrebbe avere la necessità di ristrutturare i suoi corsi, cercare di spostare l'offerta da corsi che hanno pochi studenti rispetto alla numerosità rispetto ad altri, ma per far questo dovrebbe modificare l'organico non semplicemente numericamente ma anche cambiando la composizione dei settori scientifico-disciplinari, cosa che non è nel breve periodo fattibile. E allora si pone un problema, secondo me molto grave, di quali possono essere gli effetti di queste violente riduzioni delle risorse, violente redistribuzioni delle risorse in un contesto in cui i vincoli normativi impediscono che il processo produttivo in qualche modo si adatti. Mi era stato chiesto all'inizio, quando ero stato invitato, qual è il contributo che potrebbe dare l'università alla spending review. A me sembra che questo libro dimostri che il contributo che può dare l'università alla spending review è in qualche modo limitato. Ci saranno sprechi,
ma il livello di spesa che noi abbiamo è già assolutamente più basso di quello dei nostri competitor internazionali. Ora, quando si comparano i livelli di spesa tra il nostro paese e quelli stranieri, bisogna tenere conto che una certa percentuale di inefficienza ci sarà sempre. Se noi vediamo il nostro paese rispetto agli altri, ci rendiamo conto che nel campo dell'università la spesa è comunque bassa, quindi potremmo anche essere più bravi del mondo ed efficientarla ancora, ma la spesa che abbiamo è già bassa ed è, difficile pensare di poterla comprimere significativamente ulteriormente. Sicuramente, comunque, questo libro dimostra che l'università il suo contributo cerca comunque di darlo, perché comunque la spesa per gli acquisti è comunque diminuita in questo contesto. Le università sono state in grado di ridurre questa spesa. Ma appunto, in prospettiva, io credo che sia illusorio pensare si possa raggiungere un livello di spesa significativamente più basso nel comparto universitario senza una ridefinizione del perimetro pubblico dell'istruzione universitaria. Grazie. Grazie professor Aracchi, ringrazio tutti i nostri ospiti, non abbiamo qui il tempo di approfondire gli spunti interessanti che sono stati fatti, d'altronde l'invito è quello di leggere il libro Gli acquisti dell'università fra normativa e competizione di Alberto Scutari e Tommaso Agassisti, edito dal Mulino, e di leggere tutti i contributi di tutti i colleghi delle università che hanno partecipato a scrivere questo libro e che ringrazio. Questa è una copertina verde, non è il primo libro che fa il CODAU. Il CODAU periodicamente propone delle riflessioni che nascono dal management delle università. E con umiltà abbiamo la consapevolezza che fare management delle università oggi ci aiuta e pone delle riflessioni che sono utili allo sviluppo di tutto il sistema universitario e probabilmente anche allo sviluppo del Paese. Grazie.